Aumento di incidenti, mancanza di parcheggi, drastica riduzione del fatturato delle attività commerciali. Domenico Pettinari, candidato a sindaco di Pescara, torna a parlare di Viale Marconi, una delle arterie principali della città. Un progetto ambizioso, quello dell'amministrazione, ma definito così. Purtroppo qui è stata prodotta la scelta scellerata, io credo peggiore, di questa amministrazione comunale di centrodestra che ha operato in continuità con la precedente di centrosinistra. Noi abbiamo le idee chiare, qui purtroppo è stata compromessa incompletamente la viabilità, è una viabilità che ha danneggiato gravemente non solo gli utenti ma soprattutto i commercianti. C'è un calo di fatturato che supera il 40%, i parcheggi sono stati tolti, tantissimi parcheggi, ma non solo, una viabilità che possiamo definire caos generale. Sono incrementati gli incidenti stradali, ma non lo diciamo solo noi, ma anche i studi autorevolissimi da parte dell'ACI. Pettinari non si limita a puntare il dito, ma presenta proposte precise scritte nel programma elettorale. Noi, qualora dovessimo entrare al governo di questa città, produrremo un atto in autotutela da parte del sindaco, che è un atto che richiede coraggio, imperio, che possa ripristinare parzialmente i parcheggi ma soprattutto semplificare la viabilità. Secondo il vostro programma le rotatorie rimarrebbero oppure no? Noi dobbiamo parlare di semplificazione. Semplificazione significa mettere tutto a norma. Da laddove la rotatoria non crea disagio può rimanere, ma dato che queste rotatorie hanno creato un disagio pazzesco, vanno riviste e ripensate.